in quel tempo. I sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani mandarono dal Signore Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no?» Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: «Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo». Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Gesù disse loro: «Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio». E rimasero ammirati di lui. Parola del Signore. Perché volete mettermi alla prova? È la domanda con la quale Gesù inizia la sua risposta a coloro che vogliono coglierlo in fallo e tendono questo tranello, vogliono avere del materiale per il quale poterlo accusare. Perché se Gesù risponderà: «Le tasse non sono da pagare a Cesare perché vanno per il Tempio», allora potranno accusarlo come un rivoltoso, potranno consegnarlo ai Romani. Se invece risponderà: «Le tasse sono da dare a Cesare», ecco che non viene da Dio, perché un uomo che dice di pagare l'impero romano, che è occupatore, che impedisce al popolo di Israele di essere libero, non può essere da Dio. E allora Gesù, come spesso fa nel Vangelo, non cade nella trappola, ma riporta il discorso al centro, al cuore. Perché volete mettermi alla prova? Il tema della prova è un tema centrale in tutto il racconto della Bibbia e nella vita di Gesù, fin dall'inizio, quando l'uomo si è chiesto perché nella vita rischiamo di scegliere per il male e non per il bene. Ecco che ha scritto il racconto delle origini in cui l'uomo e la donna sono messi da Dio nel giardino, e nel giardino Dio dà loro da mangiare qualunque cosa: possono mangiare di tutti gli alberi, il frutto degli alberi, di tutte le erbe della terra. C'è l'albero della vita e ci sono tanti altri alberi. Solo Dio dice: se non volete conoscere il male, state lontani dall'albero del bene e del male, perché se volete vivere una vita buona bisogna stare lontani dal male. Ma l'uomo si trova di fronte a questa prova, questa decisione da prendere: seguire la volontà di Dio, che è una volontà per il bene, oppure seguire quella voce, quel tentatore, quel maligno che mi dice: prova anche ciò che ti fa male, provalo, non puoi conoscere se ti fa male finché non lo provi. E così lo sappiamo bene che il racconto continua dicendo che l'uomo e la donna si lasciano irretire da questo ragionamento e quindi assaggiano di questo frutto. Ma anche il popolo di Israele in cammino del deserto fa lo stesso. Mosè va sull'Oreb a prendere le tavole della parola di Dio, ed ecco che il popolo, che non vuole aspettare, si costruisce il suo vitello. Le prove fanno parte del cammino dell'uomo, e bisogna stare bene attenti a non credere, come sarebbe facile, ma sarebbe un cortocircuito, che Dio ci manda le prove per metterci alla prova. Perché quando pensiamo questo, allora rischiamo di farci un'idea di un Dio che piace, a cui piace un po' giocare con la nostra vita, un po' per vedere fino a che punto ci spingiamo e fino a che punto no. Ma non è il Dio di Gesù questo, non è così che si rivela il Padre nella vita di Gesù. Piuttosto Gesù ci dice: attenzione, perché di fronte alla prova ci sono due possibilità. Seguire la volontà di Dio, che trasforma la prova in occasione di crescita, in occasione di bene, oppure seguire la voce del maligno, che trasforma la prova in una trappola, che ti invischia, che ti fa cadere, che ti fa pensare che siccome sei caduto allora sei un buono a nulla, allora non vali niente, allora Dio non ti amerà. Non è così il volto di Dio che ci rivela Gesù. È un volto piuttosto che di fronte alla prova ci fa chiedere: qual è l'occasione che mi viene data?
L'impero chiede di pagare le tasse. Beh, forse in questo ho l'occasione di vivere onestamente, di vivere da cittadino. Le tasse sono un tema che ci riguardano da vicino, a tutti quanti, no? Chiunque lavori deve pagare le tasse, anche i preti pagano le tasse, che ne dicano qualcuno, ma anche i preti pagano le tasse. E quando c'è da pagare le tasse, cosa devo fare? Meglio frodare, meglio mentire, oppure essere onesti? Certo, non è una questione molto spirituale questa, ma la nostra fede non è altra cosa dalla vita. C'è una tentazione che ci fa pensare che lo sia. E allora questa è la trappola di chi dice: a messa, quando preghi, vivrai la tua fede; nel privato, quando invece si tratta di soldi, quando si tratta di essere onesti, è un'altra cosa. Ma così siamo scissi. E invece il Vangelo ci riporta all'unità, a capire che le due cose non sono separate. E quando vogliono mettere alla prova Gesù per farlo cadere in trappola, Gesù riconduce tutto al Signore. Essere onesti, vivere la vita in maniera onesta, fa parte del vivere la vita cristiana, dell'essere uomini e donne di fede. Riconoscendo che c'è qualcosa che va a Cesare e c'è qualcosa che va a Dio. Noi di chi siamo? Io di chi sono? Questa è la domanda fondamentale. Io sono di Cesare o sono di Dio? Le scelte che faccio, le parole che dico, i gesti che compio, dicono la mia appartenenza al mondo o a Dio? E le due cose non sono scisse. Certo, è una lotta che dura tutta la vita. Si arriverà alla fine della vita dicendo di non aver ancora imparato a lottare. Però San Paolo usa l'immagine dell'armatura per aiutarci. Fatevi furbi, ci dice. Usate lo scudo della fede, che vi aiuta a capire quali sono le tentazioni, che sono trappole, e quali sono le prove che diventano occasioni. Annunciate il Vangelo, perché sono come calzari che vi fanno correre nella vita. Usate la speranza, che è l'elmo che custodisce la testa, che custodisce l'organo centrale della nostra vita. Senza la speranza non vediamo più, senza la speranza non ragioniamo più, siamo chiusi in un mondo che ci opprime. Può succedere che la prova diventi per qualcuno anche la testimonianza della vita, come per i Maccabei, che decidono di rimanere fedeli a Dio e per questo muoiono. Ed è storia dei nostri giorni ancora in molte parti del mondo che essere cristiani significhi dare la vita. Per noi magari non in maniera cruenta, però essere cristiani significa dare la vita anche per noi, rinunciando magari a un po' delle nostre cose, un po' del nostro tempo, a qualcosa che ci è stato dato, a una qualità che abbiamo, per metterla a servizio degli altri, accogliendo nella nostra vita qualcuno che non ci è, non siamo tenuti ad accogliere, ma impariamo a voler bene, ad amare, proprio perché noi siamo di Dio. E allora a Cesare darò quello che è di Cesare, ma io sono di Dio, io voglio vivere secondo la sua volontà, io voglio fare la sua volontà, io voglio riconoscere che la prova per me è un'occasione di vivere da figlio di Dio, di vivere da fratello, da sorella, di coloro che il Signore mette nella mia vita. E allora chiediamo al Signore di accoglierla la sua volontà, di esserle fedele, anche se non sempre ci è chiara, anche se non sempre la capiamo fino in fondo, anche se ci chiede qualche piccola o grande rinuncia, scoprendo che il Signore non ci manda le prove per impoverirci, ma perché siano occasioni per essere più ricchi. Non ci manderà mai una prova che ci fa del male. Il Signore ci mette alla prova non nella concezione che abbiamo del vedere se sei all'altezza, ma lascia che la vita ci presenti le sue prove, sì, ma in quelle ci accompagna, non ci lascia soli. Il Signore cammina con noi, il Signore ci dona lo scudo della fede, l'elmo della speranza, i calzari del Vangelo, perché possiamo correre nella vita e scoprire che siamo Suoi.